Poi abbiamo visto nel sesto incontro, abbiamo approfondito l'idea di come Dio guidi la storia. Quindi noi siamo protagonisti della storia, idea profetica. Sì, noi siamo protagonisti della storia. Ma allora Dio come fa a fare in modo che noi siamo protagonisti della storia e poi lui nella storia fa quello che vuole? È il mistero dell'incontro fra l'onnipotenza di Dio e la nostra libertà. Dio si è servito di Giuda per attuare la redenzione, ma non ha violentato Giuda, ha lasciato che Giuda sia se stesso. E si è servito di questa libertà di Giuda per compiere ciò che lui aveva stabilito. Sembra strano, ma così stanno le cose. E abbiamo portato quell'altro esempio, se vi ricordate, del buon ladrone. Il buon ladrone ha fatto tutto con libertà, quello che gli piaceva. Ha ucciso, ha rubato, ha incendiato, ha violentato, ha fatto tutto quello che ha dovuto, voluto fare. E Dio si è servito di questa vita disordinata per farlo incontrare con Gesù prima di morire. E abbiamo il primo salto. Questi due esempi ci aiutano a capire come nella storia ci sia la libertà dell'uomo, il quale fa quello che vuole. E Dio si serve del tessuto, dell'incrocio, dell'intreccio delle nostre libertà per costruire una storia e per farla andare avanti per dove vuole lui. Noi abbiamo toccato questo mistero proprio nel sogno di Daniele, di quella famosa statua, se vi ricordate, testa d'oro, collo di argento, bronzo, giù fino ai piedi d'argilla, poi cade il masso, se vi ricordate, e cade tutto quanto. Se usciamo fuori dall'immagine, tutti quanti i poteri sociopolitici hanno la pretesa di essere gli ultimi, gli unici e gli assoluti, i migliori. E poi invece crollano. Così pensavano i Sumeri e sono spariti. Così pensavano gli Egiziani e sono spariti. Così pensavano gli Assiri Babilonesi e sono spariti. Così pensava il mondo greco ed è sparito. Così pensava il mondo latino, romano ed è sparito. Così pensava Carlo Magno e se n'è andato, così pensava Costantinopoli e se n'è andato, così pensava il mondo arabo ed è stato stoppato. Ecco perché nel cristianesimo non si deve aver paura. Il mondo arabo ci sta invadendo, ma cosa volete che sia? Cosa volete che sia? Voi pensate che noi siamo stati, fra virgolette, pagani, fino al V secolo, IV-V secolo. Poi siamo diventati cristiani. Si è cristianizzata tutta la zona del nord Europa. Mentre cominciava la decristianizzazione del mondo turco e del mondo africano. Voi andate in Turchia oggi, non ci sono cristiani. Grande concilio di Efeso, Maria, madre di Dio. Andate a vedere, solo rovine, non c'è un cristiano. Ed era la culla del cristianesimo. Grande concilio di Costantinopoli. Andate a vedere Costantinopoli. C'è una manciata di ortodossi e basta. La grande comunità di Iconio, c'è più nessuno. Paolo che piange con i presbiteri e i vescovi a Mileto dicendo vi vedo per l'ultima volta perché poi mi uccideranno. Andate a Mileto, oggi c'è più nessuno, sono tutti arabi, sono tutti musulmani. Africa del Nord, Sant'Agostino, Ippona,
Chieto di Rovine, Cipriano di Cartagine, Cartagine, non c'è più niente. Sono tutti arabi, sono tutti musulmani. Il cristianesimo è sparito e è nato da un'altra parte. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che questo sogno che ha avuto Nabucodonosor e che è stato spiegato da Daniele è interessantissimo. La storia dei potenti non è la storia della fede. Quando noi concepiamo il cristianesimo come una potenza, abbiamo sbagliato un paio di occhiali per leggere la storia del cristianesimo. Ricordatevi che umanamente Gesù è un fallito. Fa male dire questo. Ma nessun imprenditore sceglie i quadri sciocchi e improduttivi. E Gesù ha scelto 12 di loro, tutti sbagliati. Uno addirittura l'ha tradito, gli altri non credevano, non si rassegnavano a questa nuova dottrina che Gesù insegnava. E sono i fondatori della Chiesa, perché Gesù fonda su questi la comunità cristiana. Umanamente è fallimentare quello che ha fatto Gesù. Quello che ha predicato l'ha portato a morire. Essere bocciato totalmente dagli uomini è fallimentare. Allora c'è una specie di rivincita, leggiamo le cose in maniera moderna. Una buona azienda ha un capo, ha i quadri, c'è la produzione, allora c'è il Papa, ci sono i cardinali, ci sono i vescovi, il cristianesimo si allarga perché tutti si convertono. Non è questo il cristianesimo. Questa è un'idea tua che è molto atea. La statua di Nabucodonosor. Abbiamo visto la volta scorsa, e poi andiamo a prenderci il caffè. Io non lo posso più prendere, ma mi prendo qualche cosa di sostitutivo che mi fa bene comunque. E abbiamo visto nell'incontro del 6 aprile questo figlio dell'uomo misterioso. E abbiamo scoperto attraverso questa figura un altro aspetto della figura del Messia. È un Messia giudice. Però abbiamo anche capito che tipo di giudice è. E abbiamo scoperto una cosa strana. Lui fa il giudice. Però anche fa l'avvocato che ci difende dal giudice. Se riusciamo ad intuire che razza di processo ci aspetta, siamo dei geni. Perché il giudice, che è colui che ti deve giudicare, si trova davanti se stesso, che è difensore nostro. E allora i grandi santi dicevano, il nostro è un giudizio salvifico, è un giudice che ti salva, non che ti condanna. Mi viene in mente proprio adesso, proprio per chiudere il nostro discorso, il santo curato d'Ars, tutti quanti lo abbiamo sentito nominare almeno una volta in vita. Era un confessore formidabile e tra le sue penitenti c'era una baronessa, non mi ricordo neanche più il nome, suo marito ateo patocco, però era innamoratissimo della sua donna e quindi lui ogni 15 giorni, ogni 20 giorni allestiva la carrozza e andava con lei ad Ars perché lei potesse confessarsi. E siccome lui non credeva a niente, lui aspettava nel cortile della canonica. E, per perdere tempo, cambiava i fiori a una piccola immagine della Madonna che il curato d'Ars aveva messo nell'orto. Perché non si sa mai, protezione delle patate.
ogni volta faceva questa piccola operazione, doveva raccogliere quei quattro fiorellini di orto che esistevano, selvaggetti, cambiava e metteva questi fiorellini lì. Muore improvvisamente. La moglie, disperata, confidandosi con questo prete, dice: io sono preoccupata perché era un po' strano questo mio marito. Non credeva a niente, era egoista, era violento con gli altri, ha imbrogliato moltissimo e chissà, sarà andato a finire all'inferno. Il curato Darski aveva anche il dono della preveggenza, gli ha detto: no, no, dice, stai tranquillo, è salvo. Come dice, è salvo. Non ha nessun parametro di salvezza questo uomo. Era mio marito, io l'ho amato perché era un uomo straordinario per me, ma sotto il profilo religioso, mettiamoci una croce sopra, no, dice. E il buon Dio ha tenuto conto dei fiori che lui ha offerto a sua madre. Fine della trasmissione. Chiaro? Voi dite: ma questo è un raccontino edificante. Bloccali. Facciamo un salto più serio. Santa Teresa di Lisieux, popolarmente chiamata Santa Teresina del Bambin Gesù, con affetto le suore la chiamano Teresina la Piccola, per distinguerla da Teresona la Grande, che è Santa Teresa d'Avila, è dichiarata dottore della Chiesa. Io è una vita che studio, lei non ha mai studiato, dottore della Chiesa. È morta anche giovane, non ha prodotto. Pazienza Teresa d'Avila, che ha prodotto molti volumi di mistica, ma lei proprio ha scritto questa storia dell'anima, storia di un'anima, e poi alcune lettere, chiuse, non ha scritto altro. Eppure è stata dichiarata dottore della Chiesa e la sua dottrina è riassumibile in questo esempio. Se cade uno spillo per terra e tu lo tiri su per amore, perché nessuno si faccia male, tu hai salvato un'anima. Dottore della Chiesa. Capite che siamo sulla stessa linea. E se volete chiudiamo con Anthony de Mello, che è una carissima persona, anche se Ratzinger stranamente ha bastonato, dopo la sua morte, le opere dei suoi discepoli, non le sue. Anthony de Mello racconta questo episodietto, proprio perché riusciamo a entrare dentro in questa logica. Dunque c'è una coppia di giovani sposi che vanno al mare con il proprio bambino piccolo appena nato e, andando in spiaggia, vedono in lontananza una donna vecchia, brutta, sghignazzante, senza denti, che ogni tanto si china per terra. Hanno una brutta impressione e, figli un po' del mondo moderno, temono che questa donna lanci il malocchio sul piccolino. Passa la stagione, tornano l'anno successivo, la ritrovano. Passa questa stagione, l'anno successivo, non c'è più. Bambino ormai a 3 anni comincia a camminare e, camminando sulla spiaggia, si ferisce con un pezzettino di vetro. Pronto soccorso, bendaggio, commento in hotel. E la padrona dell'hotel dice peccato. Perché, dice, noi avevamo qui una vecchietta che era rimasta vedova. E la mattina presto partiva, andava in spiaggia e ripuliva la spiaggia di tutti i cocci di vetro perché i bagnanti non si facessero male. Chiaro il messaggio?
conclusione, noi daremo un'occhiata quest'oggi ad un testo che trovate purtroppo stampato nel retro. Perché dico purtroppo? Perché dovremmo girare parecchio questo foglio. Per non perdere tempo, la miglior cosa sarebbe che noi avessimo davanti il foglio numero 2 e leggendo vi spiego qualche cosa. Chiaro? In modo che i concetti siano fondati sul testo, perché se io vi spiego i concetti senza il testo, non occorre che venga un biblista a farvi questo tipo di conversazione. E ciò che stiamo per leggere è una specie di visione che Daniele ha. Nell'anno primo di Dario, figlio di Serse, della progenie dei Medi, il quale era stato costituito re sopra il regno dei Caldei, nel primo anno del suo regno, io, Daniele, tentavo di comprendere nei libri il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e nei quali si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, cioè 70 anni. Se andate al foglio numero 3, voi trovate, vediamo un poco, No, possiamo stare al foglio numero 2. Alla linea 118-122 avete i due brani biblici di Geremia dove ricorre questa tematica citata da Daniele alla linea 66-67. Alla linea 118, il primo brano dove Geremia parla di questi 70 anni è Geremia 25:11-12. Tutta questa regione sarà abbandonata alla distruzione e alla desolazione, e queste genti resteranno schiave del re di Babilonia per 70 anni. Notate? Quando saranno compiuti 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quel popolo, dice il Signore, per i loro delitti punirò il paese dei Caldei, loro dirò una desolazione perenne. Geremia fa questa profezia prima che Nabucodonosor distrugga Gerusalemme e si porti via gli ebrei. Geremia dice, Gerusalemme verrà distrutta, gli ebrei andranno in esilio 70 anni, dopo 70 anni io, Dio, spazzerò via il re di Babilonia e metterò fine a questo esilio. Questo è il messaggio di fondo. L'altro brano è Geremia 29, pertanto dice il Signore, solamente quando saranno compiuti riguardo a Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò per voi la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. Chiaro? Questo è il testo. Daniele sta meditando su questo testo.